Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di spoiler speciale Elezioni, il format che ci accompagnerà fino al prossimo 10 marzo, data delle elezioni in Abruzzo e questa sera abbiamo il piacere di ospitare eh, un confronto tra due grossi calibri della politica abruzzese, due eh, parlamentari, eh, due figure di spicco di altrettante forze politiche sicuramente molto distanti tra loro. Luciano D'Alfonso, deputato del Partito Democratico e predecessore di Marco Marsiglio, la Presidenza della Regione, benvenuto D'Alfonso. Grazie e buon lavoro. Etel Sigismondi, senatore e coordinatore regionale di Forratelli d'Italia in Abruzzo, benvenuto Sigismondi. Buonasera e grazie per l'invito. Allora io partirei proprio da Sigismondi perché la notizia della settimana è stata un po' la visita della Premier Giorgia Meloni in Abruzzo, c'è stata la firma dell'accordo di coesione e sviluppo tra governo e regione che porta in dote all'Abruzzo circa 1 miliardo e 300 mila euro che serviranno per finanziare circa 200 interventi tra i quali quelli riguardanti la ciclovia della costa di Trebocchi, i consorsi di Bonifica, i porti di Ortona e Vasto il trasporto pubblico regionale, l'area di risulta di Pescara e molti altri interventi e soprattutto è arrivato l'annuncio di Meloni che i soldi del raddoppio per la linea ferroviaria Pescara-Roma ci sono e che quindi l'opera si farà Cosa significa tutto questo per il territorio abruzzese e anche nella prospettiva del voto? Vuol dire che vogliamo continuare a far crescere l'Abruzzo come è stato fatto nella passata legislatura con il Presidente Marsiglio. Lei ricordava la firma dell'accordo di programma, che è un accordo di programma rispetto ai fondi per lo sviluppo e per la coesione, che è incrementato di circa mezzo miliardo rispetto alla passata programmazione, la 14-20, che prevede al suo interno circa... 200 progetti che daranno la possibilità all'Abruzzo di Continuare quel percorso eh, di realizzazione di opere importanti sul territorio, lei ne ricordava mh, alcune, come i porti, come il sistema eh, viario, come l'erosione del, della costa, eh, come progetti per quanto riguarda eh, l'ambiente la e eh, la transizione verde. Un accordo di programma che è stato il nono firmato in, tutti, in tutta Italia, quindi uno dei primi accordi di programma firmato, sono delle regioni che sono ancora eh, indietro, è un accordo di programma che soprattutto dà ehm, la possibilità di un nuovo rapporto tra il governo nazionale e il governo regionale, voi sapete perfettamente che con il decreto Sud è stata un po' rivista quella che è anche la governance dei, dei fondi per eh, far sì che possono essere individuati dal governo nazionale e dal governo regionale delle priorità di sviluppo senza sovrapposizioni per dare la possibilità di mettere a sistema tutti quelli che sono i finanziamenti europei che, eh, che ci sono. Mi riferisco al PNNRR, mi riferisco all'FSC eh, nazionale, mi riferisco all'FSC eh, regionale e soprattutto un FSC... Eh, incrementato rispetto al passato perché il governo ha scelto di dare una quota superiore alla regione, alle regioni passando dal 40 al 60%, al 60 della quota riservata eh, all'Italia e quindi dimostra quanta attenzione c'è nei confronti della regione. Ecco, molti nel centro-est hanno parlato di passo decisivo per l'Abruzzo, è così? Ma io ritengo che sia veramente un momento eh, importante aspettato non soltanto eh, dalla regione ma soprattutto da tanti sindaci e l'apprezzamento che arrivano dai sindaci indipendentemente da centro-destra e centro-sinistra dimostra che rappresenta una tappa importante. Ecco, D'Alfonso, certamente non passa inosservato il fatto che questa iniziativa arriva praticamente alla vigilia del voto, eh, però insomma eh, lei stesso aveva espresso eh, Diversi dubbi sull'incisività dell'azione di governo e regione in, eh, in merito al raddoppio della linea Pescara-Roma, invece è arrivato questo annuncio della Meloni e con la, questo accordo di coesione insomma, sono arrivati anche un bel po' di soldi. Ecco, qual è la sua valutazione su tutto questo? Intanto dobbiamo fare un'operazione verità. Cominciamo dalle risorse FSC di cui parla il collega parlamentare. Per fare in modo che le risorse diventino cantieri e poi problemi risol risolti, c'è bisogno che le risorse vengano assegnate, c'è bisogno del tempo corrente per attivare le procedure, c'è bisogno delle idee nella loro gradazione e graduazione di priorità e poi c'è bisogno di progetti e procedure. Queste risorse sono in giacenza a favore dell'Italia e attraverso l'Italia delle Regioni da 84 mesi, che è il periodo totale considerato. Dal 2021 l'Abruzzo doveva avere in competenza queste risorse, poi il discorso della cassa segue un altro camminamento. Come mai noi dal 2021 abbiamo dovuto attendere pienamente consumati inutilmente tre anni per averli in giacenza programmatoria? Poteva accadere che dal 2021, cioè un anno e mezzo e rot dopo, Regione Abruzzo cominciasse a fare la individuazione degli obiettivi, la prefigurazione dei progetti, la prefigurazione delle procedure. Questo non è accaduto. Perché? Perché c'è stata una balbuzie ministeriale nel trattenimento al Ministero della Coesione, trattino Dipartimento competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è il Dipartimento che poi sovrintende al CIPE, per cercare di capire come fare questa zonizzazione dell'FSC regionale. A un certo punto, anche in ragione di questo fortunato avvenimento democratico che sono le elezioni regionali, si è determinato finalmente il trasferimento di queste risorse in competenza. Abbiamo perso tre anni. Adesso vi dico, con una conoscenza che ho trentennale della pubblica amministrazione, perdere tre anni. Su una consistenza di questo tipo significa mettere a rischio la capacità di contrattualizzare. E questo non è un tempo tipo quello di Maticci e di Salini 25 anni fa, dove la capacità realizzativa era la stessa al di là del passaggio degli anni. Tre anni persi. Tu perdi capacità realizzativa anche per i costi dei materiali, tant'è che per rifinanziare la Loreto Penne, una strada importante che porta fino alla parte del Gran Sasso Pescarese, erano 36 milioni e adesso sono 41 milioni di euro. Per dire che cosa accade quando il tempo inutilmente si perde. Voglio dire anche che noi abbiamo un'altra grande questione da affrontare in questa regione: la progettazione. Non è quella che si fa a colpi di sussulti, tipo quello che accade in Consiglio regionale negli ultimi 12 mesi. A ogni seduta spalmano 10-11 milioni di collane finanziarie a colpi che vanno da 3.000 euro a 14.000 euro a 21.000 euro, negando una tradizione di programmazione che l'Abruzzo ha sempre avuto ai tempi di Franco Madama. Questa regione era tra le guide nella programmazione territoriale e nazionale. Noi l'abbiamo fatto col master plan, ostacolato in tutti i modi, tanto che lo hanno definanziato, anziché accompagnare l'attività programmatoria, gestionale, progettuale e procedurale degli enti locali. Sulla Pescara, non si ricomincia. Sulla Pescara Roma c'è un solo fatto, dal 2017 quella è opera prioritaria, con 1.556 milioni di euro. Dopodiché Conte e Draghi la rendono opera straordinaria, commissariata con una figura commissariale, che aveva poteri straordinari e extraordine, quanto all'ottenimento dei pareri... Del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e quanto all'ottenimento dei pareri anche del Comitato Via, Atelli per un verso, Baratono per il Consiglio Superiore. La perdita dei fondi PNRR è un'altra misura di una inadeguatezza gestionale perché non è la Regione. Una presenza giuridica della lista Beautiful, io qualche volta questo lo dico a qualche collega di centrodestra: la regione non è che fa un'opera di arredamento, nelle procedure deve intervenire come abbiamo fatto noi con la Fondo Valle Sangro. Venne ai tempi di, eh, del presidente pagano del consiglio regionale Marchionne e chiese tre grandi operazioni per la Val di Sangro, una di queste era la Fondo Valle Sangro, l'abbiamo noi fatta progettare, finanziare, proceduralizzare, appaltare, iniziare a produrre in 53 mesi. Dove sta l'identica opera che è stata pensata, progettata, finanziata, proceduralizzata, appaltata e iniziata a produrre? Poteva essere l'autostrada del Liri, senza pedaggio. Si sono limitati alla denuncia della scrittura di questo obiettivo. Poteva essere il PNRR ferroviario, lo hanno perso per questa latitanza di conduzione procedurale. Allora Meloni l'ha anche spiegato, insomma c'erano vincoli particolarmente stringenti rispetto a... Ecco, alle spese, però a, a lei che è giornalista attento, ma lo dico anche al collega che lo trovo non superficiale sugli aspetti particolari. La ragione per la quale i fondi PNRR potevano essere proceduralizzati per tempo è che hanno creato figure straordinarie. Per avere un parere dal Consiglio superiore ci metti quattro anni. Hanno creato una sezione ad hoc proprio per accelerare i tempi e compiegare adeguatezza. Così come al Comitato via Atelli sta lì per dire i sì con poteri straordinari senza rispettare procedure e protocolli. Non lo si è fatto in ragione proprio. Di una estraneità di conduzione amministrativa. Una brevissima replica, a Sigismondi. Sì, c'è di fatto un'autoaccusa non evidentemente nella sua figura ma quella della sua parte politica, perché dobbiamo dire eh, la verità la dobbiamo fare fino in fondo. Innanzitutto dobbiamo dire che anche lo scorso ciclo di, di programmazione, la 2014 la 2020, è stato firmato 21, è stato firmato da lei a, eh, se non sbaglio nel 2016 2006. esattamente dopo due, mezzo, dopo due anni e mezzo io che sono entrato è, a giugno in, del 2014 voglio dire è stato, è stato firmato dopo due anni e mezzo lo stesso periodo che ci è voluto per firmare questa programmazione quindi se vuole, lei vuole intendere che c'è stato un ritardo da parte del centrodestra si sbaglia di grosso, così come le voglio anche ricordare che dal 2021 ad oggi non sono state <coughs> assegnate le risorse alla, alla regione perché i governi che ci sono stati prima della Meloni non hanno mai iniziato e concluso il negoziato per le regioni. Questo è il motivo per il quale ci troviamo con partire con una programmazione in ritardo rispetto al passato, perché abbiamo dei, avuto dei governi, a matrice Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, che hanno ritardato il negoziato. Poi sono d'accordo quando lei dice che ci sono delle difficoltà per quanto riguarda delle, la, la progettazione e la realizzazione dell'opera, tant'è che quando si è inserito il Presidente Marsilio soltanto dell'8% del master plan che lei aveva fatto era stato realizzato, quindi anche lei ha avuto delle difficoltà rispetto a far partire, rispetto anche a questioni relative alla macchina brutale la progettazione e, e quant'altro. Per quanto riguarda invece la eh, Roma Pescara che rimane un'opera strategica e eh, il Presidente Belloni lo ha anche confermato e ribadito in maniera molto chiara andando a rifinanziare un'opera che rischiava veramente di non arrivare nel 2026 a compimento ed è stato fatto questo, questo ritardo anche perché ci sono state amministrazioni di centro-sinistra, mi riferimento ad esempio all'amministrazione di Chieti che hanno fatto ricorso al... TAR rispetto al percorso e se non andiamo a identificare il percorso non, non possiamo neanche partire con le progettazioni eh, definitive. Le posizioni in campo insomma, sono chiare e piuttosto definite. Una, una battuta. Una battuta. L'articolo 117 della Carta Costituzionale stabilisce in capo alla regione il tracciato. Lo dice la Carta Costituzionale, lo dice anche la sentenza 303 del 2003. È la Regione che fissa il tracciato, dal 2001. La Regione su questo, diciamo che ha fatto come fa... Posso dirlo? Posso dirlo proprio? Come fa una società di comunicazione. Ha soltanto favoleggiato senza entrare nel merito. Il potere va esercitato. Il potere di stabilire il tracciato non può seguire la Mirus. Il potere di stabilire il tracciato deve eseguire la competenza, l'esercizio della competenza. Là si poteva fare col consenso di tutti e lo dico al collega al quale gli riconosco, diciamo, dedizione. E la dedizione è la sorella maggiore della competenza. Se ci fosse stata la sua dedizione, lei avrebbe trovato la composizione anche degli interessi territoriali. C'era il potere, lo spazio e i soldi. 300 milioni per le barriere antirumore non sono assolutamente necessari andavano utilizzati per comporre con gli interessi territoriali e lo dico ad un deputato ad un senatore della Repubblica che cerca in ogni dove di comporre le ragioni degli interessi anche contrastanti altrimenti noi facciamo una tav 2 alla matriciana le posizioni sono chiarissime. Però anche su questo, anche qui una breve brevissima replica. Lei sa che l'opera della Roma Pescara è stata soggetta al dibattito pubblico che ha visto il coinvolgimento di molte amministrazioni eh, comunali che hanno eh, fatto dei rilievi importanti sul tracciato. Le do una notizia che mi è giunta, poi sarà lei a verificarla e magari a confermarcela. addirittura il candidato del centro sinistra in giro continua a dire, e così mi riferiscono, che lo vorrebbe cambiare ulteriormente il percorso del Roma. Eh, Pescara vorrebbe andarla a rivedere, questo sa come si traduce. Si traduce nel, nel, in un'ulteriore perdita di tempo. Quindi voglio dire, la regione è stata lì a sentire. È cioè, sicuramente i un dibattito ancora in corso. Ci sono associazioni che insomma portano avanti le loro ragioni. Però noi andiamo avanti perché ci vorrebbe davvero una puntata a parte su, però, su, su, questo, Gismondi, su questo discorso. Sì, Gismondi è un interlocutore interessante perché sono convinto che lui. Lui non dica le bugie, ma ci sono alcuni che dicono le bugie quanto a ciò che si può risolvere del tracciato e si può risolvere. Perché tutto qui procede in termini straordinari e politici. Quindi lo rivederò, ci vorrebbe una puntata a parte. Italia. Rivediamo il percorso, vedremo anche All questa vicenda, dicendo che mentei. vuole rivedere si ulteriormente rivedere come rivedere verrà per risolvere ah. i problemi degli enti Quindi, locali. Certo vedremo si come si verrà, verrà percepita questa iniziativa per 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 della Meloni dai cittadini, dagli elettori. E a proposito di elettori e di dinamiche elettorali, sappiamo anche che c'è stato. Un dibattito, insomma, ha fatto molto discutere questo sondaggio che è stato eh, diffuso di recente eh, su quelle che sono appunto le dinamiche elettorali. Chiedo alla regia di mandare la grafica 1 così diamo anche un'occhiata. Questo eh, diciamo è un sondaggio che è stato effettuato tra il 10 e il 15 gennaio 2023, eh, tra l'altro commissionato proprio da Fratelli d'Italia. C'è un campione diciamo di circa mille risposte su 7.000, oltre 7.000 abruzzesi contattati. Qui vediamo che c'è un Marsilio davanti di 9 punti. Fratelli d'Italia. Primo partito al 31% nel centrodestra, centrosinistra. Invece insomma insegue con il Movimento 5 Stelle che scavalcherebbe. Il Partito Democratico, insomma, mh, lei D'Alfonso su questo sondaggio si è espresso in maniera molto netta, insomma, lo, deve, lo ha bollato come inaffidabile. Come... Ecco, che cos'è che non la convince? E cosa dicono invece? Magari i vostri sondaggi più recenti Mi se ne avete commissato. Per un altro istante, un po'. Gian Burrasca, questo sondaggio io l'ho qualificato come prodotto da una coppia gradevole che abbiamo in Abruzzo. Li ho chiamati Michele Pomiglio e eh, Franco Russo. È un sondaggio gradito, spintonato, che, poi, che, che, arrivo, che arrivo paradossalmente a dire è di straordinario augurio perché manca una lista significativa del Presidente D'Amico che prenderà, e lo scrivo qui, almeno il 6%. Adesso però facciamo una lettura da appassionato studente adulto di scienze politiche, di detroni politiche io vengo alla vicenda politica con qualche lettura nella facoltà di scienze politiche di Teramo da studente permanente, perché mi ritengo uno studente permanente. Non c'è ombra di dubbio che le liste del centrodestra Abbiano degli agguerriti acchiappatori di voti, così come sono stati anche dispensatori di collane. Ce ne sono alcuni, io farò una graduatoria a giorni. Il 14 di febbraio presento la graduatoria degli acchiappatori di voti e dispensatori di collane. Ci sono alcuni parametri per capire. Ma delle dazioni economiche che hanno effettuato durante il Consiglio regionale. Ce n'è uno che si è vantato di avere anche reso possibile l'acquisto. Delle collane per le vergini di Santa Rosalia, che io non so essere una santa, diciamo, resa oggetto e soggetto e protagonista di venerazione e devozione in Abruzzo, però anche questo c'è. Allora, sulle liste del centrodestra che ci sono acchiappatori di voti in ragione di questa straordinaria motivazione, io non ho dubbi, ma non c'è ombra di dubbio che dividendo in due il patrimonio elettorale di questa regione, tra quelli che danno le preferenze, attratti da questi acchiappatori di voti, e quelli che danno il voto al Presidente, è lì che c'è la grande preferenza e preferibilità di Luciano D'Amico. Non c'è uno che conosca D'Amico che non decida di votarlo e farlo votare. Non c'è uno che conosca il Presidente uscente in scadenza che abbia motivo a farlo, tant'è che è circondato da quest'altra offerta politica. Io penso però che il anche. Che... Non non il che di non c'è il voto disgiunto fare... ma c'è un dato che non tutti gli abruzzesi danno voti di preferenze. Molti abruzzesi, io prevedo anche un numero attorno ai 250.000 abruzzesi votano soltanto il presidente ed è lì che D'Amico, a mio avviso, scavalcherà abbondantemente e questo giustifica anche dei recuperi di azione. Concludo con una battuta. L'ariosità elettorale di cui dispone anche la Meloni, perché non c'è ombra di dubbio che sia efficace non solo sul piano comunicativo, non viene incassata dal presidente in scadenza in Abruzzo. Sarebbe accaduto se fosse stato sostituito. Sono problemi loro sui quali noi ci sediamo con la nostra sella. Quel sondaggio, letto bene, al di fuori dell'emotività di Michele Pumiglio e Franco Russo, a mio avviso è un sondaggio che ci dice bene, poiché manca il conteggio del 6% della lista degli amministratori. Ecco Sigismondi, lei invece come legge questo sondaggio, ritiene che insomma, la vittoria di Marsilio con un margine così ampio sia davvero un risultato a portata di mano e che appunto anche l'affermazione di Fratelli d'Italia che qui in insomma supererebbe la soglia del 30%, il 31% sia un risultato diciamo, possibile, sia un vostro obiettivo Allora innanzitutto il sondaggio rischia, rispecchia un po' quello che è il sentiment che respiriamo nel momento in cui si va in giro e in cui incontriamo eh, le persone dove oltre a un altissimo gradimento nei confronti del Presidente Marsilio si avverte anche una eh, grande empatia con il partito di Fratelli d'Italia che si conferma primo, eh, primo partito della regione eh, Abruzzo. Sulla serietà del, del, del sondaggio eh, le, le, voglio far, le voglio far notare che è un sondaggio fatto da una società eh, nazionale, quindi non è fatto come dire, eh, nelle sezioni di partito come invece secondo me è stato fatto un altro sondaggio. Che è stato diffuso prima di Natale dal, dal centro-sinistra eh, centro e un sondaggio che dice delle cose ben chiare. e All'Onorevole D'Alfonso, che è un attento osservatore, mi permetto di evidenziare alcuni eh, aspetti che potranno essere utili per la loro campagna eh, elettorale. Soltanto il 20% degli abruzzesi esprimono un giudizio negativo rispetto all'operato del Presidente eh, Marsiglio. Ma la cosa divertente e eh, che dovrebbe far riflettere il centro sinistra che il 60% degli elettori di centro sinistra non esprimono un giudizio negativo sull'operato del presidente eh, Marsilio, che rispetto alle liste ha una percentuale in più rispetto al un mezzo punto in più rispetto al 54% delle liste. Marsilio arriva al 54%, quindi si dimostra un valore aggiunto, cosa che invece non rappresenta e mi dispiace smentire l'onorevole D'Alfonso, d'amico che invece è in affanno, ma c'è un dato sul quale bisognerebbe far riflettere il centro-sinistra, che soltanto il 50% degli elettori del centro-sinistra non si fida del e soltanto il 50% degli elettori centrosinistra si vedono del candidato eh, D'Amico, il che vuol dire che è un candidato al quale non crede neanche la classe dirigente del centrosinistra, voglio fare anch'io sì, una battuta, modi. tranne D'Alfonso che è l'unico che si spende per D'Amico vedo una classe dirigente del centrosinistra assolutamente ferma, un centrosinistra che è passato dal delirio alle allucinazioni, mi consentirete anche a me una battuta, il delirio prenatalizio quando addirittura ci dicevano che c'era un testa a testa, ah, alle perché c'è un consigliere regionale uscente che addirittura dice che ci sarebbe un sondaggio nascosto che direbbe che, eh, che D'Amico eh, è addirittura in vantaggio, cosa assolutamente non vero, perché basta andare in giro e vedere quanto c'è di, eh, di eh, affetto nei confronti del presidente Marsilio del centro-destra. Una battuta, Una battuta. solo per riequilibrare Una i tempi, battuta. ma proprio... Se ci fa rivedere il pannello. Il, la, la regia, chiedo la grafica 1, cortesemente. Allora, nella parte di Luciano D'Amico... Si dice 45,5% e non compare la lista del presidente. Nella parte di sinistra del presidente in scadenza c'è in evidenza la lista del presidente. Quando si fanno i sondaggi, anche quando sono pagati a favore di Michele Pumiglio e Franco Russo, gli elementi devono essere bilanciati, altrimenti è come i contratti che fa la saga quando compra gli stemmi o i contratti che fa il Consiglio regionale. Io capisco lo scivolo danaroso. Ma gli elementi di comparazione devono essere corrispondenti e bilanciati. Lo dico saranno, alla relazione, saranno le urne, saranno oh, le urne a dire una parola definitiva. Onorevole, io su non vorrei che... smontare questa narrazione, ma nella grafica manca un rigo. Dove, vengono, dove nel sondaggio si è scritto altre liste di centrosinistra e il risultato finale manca nella grafica, manca ma non nel sondaggio. No, no, Se fossimo in Cassazione sarebbe stato anche allontanato dall'udienza. Non la può lista mancare de, nella grafica, ma non è colpa mia, è colpa, voglio dire, del, dei eh, due de, fratelli. della de, de de redazione. De redazio, de redazio, ma il risultato nel sondaggio c'è scritto altre liste del centrosinistra. La grafica non è il sondaggio. Poi glielo faccio vedere il sondaggio. Saranno in ogni caso, Insomma, saranno gli elettori poi a dare la parola definitiva questo io sono convinto dell'incompiutezza di questo lavoro quello che poi le certo, farò vedere il sondaggio e mi darà ragione quello che è certo adesso uh, al di là di quelli che saranno i risultati è che eh, nel frattempo sono cambiati anche molti equilibri all'interno del centrodestra perché eh, sappiamo che nel 2019 la, era la Lega il primo partito eh, mentre adesso il partito con il vento in poppa è Fratelli eh, d'Italia, eh, anche i sondaggi insomma, danno forza a Italia, probabilmente vicina a scavalcare la Lega nei consensi. E d'altronde segnali di questo tipo sono stati colti anche da quanto è avvenuto negli ultimi tempi in Consiglio eh, regionale, dove si sono eh, registrati numerosi movimenti. Chiedo alla regia. Eh, di mandare anche la grafica 2 perché ci aiuta proprio a fare un quadro chiaro, sono stati 13 cambi di casacca avvenuti in Consiglio regionale, eh, 8 consiglieri hanno lasciato la Lega, 5 per Forza Italia, 2 per Fratelli d'Italia, 1 per la lista Marsilio, un consigliere ha lasciato Forza Italia per Fratelli d'Italia, un consigliere lasci ha lasciato Azione politica per Forza Italia, un consigliere L'UDC e anche due del movimento 5 Stelle per andare con il centrodestra. Andiamo anche alla grafica 3, che ci fa vedere anche poi quali sono le forze politiche che hanno beneficiato maggiormente da tutti questi movimenti. Forza Italia è quella che. Ne ha beneficiato di più con sei consiglieri in più, Fratelli d'Italia quattro consiglieri in più, Noi Moderati e Lista Marsilio Presidenti hanno acquisito un consigliere. Ecco, D'Alfonso, lei è stato anche su questo aspetto qui, era intervenuto stigmatizzando ecco, quello, quello che è successo in Consiglio regionale, in particolare ha eh, ecco, accusato il presidente Marsilio insomma, di avere fatto eh, più interessi di partito che... Della Io faccio una riflessione pacata, avendo letto e approfondito la storia del mezzogiorno. Quella dei cambi di casacca è una specie di titolo del film del peggiore meridionalismo. Io so, e non sto scherzando, che c'è stata una riunione in sede sindacale dei dipendenti delle tipografie, perché non raccapezzano più nulla. Faccioni che stavano cinque anni fa con la Lega adesso passano con una faccia tosta incredibile con eh, Fratelli d'Italia. Questo può essere un affare loro, loro di chi cambia faccia e viso, di chi cambia casacca e dei partiti che si prestano a questo scambio commerciale. Ma è un problema anche dell'ordinamento, perché la classe dirigente deve poter contare su stabilità, utilizzando quella risorsa che è il tempo. In 60 mesi uno dovrebbe poter stare stabilmente a fronteggiare le emergenze di una regione, contando sulle risorse finanziarie, determinando la graduatoria delle priorità, utilizzando tutto il tempo e non trasformando la vita dell'ordinamento in una specie di congresso permanente di partito. Vede, io ho sempre guardato con invidia e sfida regioni tipo il Veneto, la Lombardia, dove c'è una grande tradizione regionalista. Io vorrei invitare tutti i partiti a non trasformare da un livello elettorale in sopra Cioè può accadere nei piccoli comuni però vi faccio comuni. notare anche una cosa cioè, voi nel partito democratico nella lista su Pescara candidate un certo Pier Nicola Teodoro che insomma, insieme al fratello per anni al comune di Pescara è stato, ha fatto un po' il pendolo tra centrodestra e centrosinistra per una certa fase politica è stato diciamo uno dei simboli dell'opportunismo politico Le e del trasformismo. Sono 21 anni che Teodoro stabilmente sta dentro al perimetro di Margherita PD, sono 21 anni. Uno dei Teodoro coltiva la lista civica, ma sono 21 anni dalla mia elezione a sindaco è sempre stato in quel perimetro. Adesso il dato L'uno o due si possono anche tollerare, ma quando c'è un esercito di transumanti del genere è chiaro che crea nervosismo. Io non vorrei che la partita delle infrastrutture abruzzesi. Risenta di un gioco dei dispetti tra Fratelli d'Italia e la Lega che esprime il ministro delle Infrastrutture. Non si fa questo poiché io voto una classe dirigente che stabilmente deve assumere impegni e mantenerli, altrimenti finisce la spinta propulsiva. Non è un congresso permanente di partito perché è un appello ai poteri e del potere. Sigismondi, ecco, cosa è accaduto in Consiglio? Cioè, come mai tutti questi movimenti? E anche quali sono stati, se ci sono stati, le eventuali eh, ripercussioni all'interno della vostra coalizione? Eh, è chiaro che la Lega è stata diciamo, la forza politica che è stata più danneggiata. Ad Eramo, nei mesi scorsi, ha avuto anche parole abbastanza eh, dure, aveva chiesto, aveva posto il veto sulla candidatura di Campitelli, che poi è stato candidato. Eh, insomma, che aria si respira da questo punto di vista nella coalizione? Beh, nella nostra coalizione si respira un'area sicuramente migliore rispetto a quella del centro sinistra, perché la, la, la coalizione di centro è una coalizione ormai rodata da uh, anni, in cui amministriamo sempre insieme e sempre le solite for forze politiche. C'è un dato che rispetto alla passata legislatura, quando la, eh, legislatura di, eh, la, la maggioranza di centro sinistra ha perso pezzi rispetto eh, rispetto al um, numero di partenza, il governo Marsilio invece ha convinto anche persone che cinque anni fa si erano, si erano candidate. Contro di lui e questo dimostra la bontà dell'azione del, del, eh, del presidente Marsilio. Dopodiché se ci sono stati degli spostamenti all'interno della coalizione è qualcosa che eh, spesso eh, accade. Io voglio ricordare all'onorevole eh, Dalfonso che quando lui si candidò come eh, presidente della Regione nelle sue liste c'erano almeno due ex assessori di giunte provinciali di uno della giunta del Corvo e uno della giunta di Giuseppe Antonio. Voglio ricordare che quando fu eletto per, primo, eh, per il primo mandato come sindaco eh, di Pescara, lui è stato soggetto alla cosiddetta anatra zoppa e che alla fine del suo mandato aveva una larga maggioranza, dove ci sono stati dei consiglieri comunali di Pescara e del centrodestra che si sono eh, avvicinati al sindaco eh, D'Alfonso. Quindi anche queste lezioni di. Eh, coerenza, voglio dire io non le posso ricevere perché da quando avevo 14 anni che sono sempre nella solita parte eh, politica evidentemente eh, rispecchiano una uh, politica che eh, mh, purtroppo molto molto eh, meno eh, rigida rispetto al passato però i, i cambi di Casacca ci, ci sono stati... Però poi ci sono le candidature cioè se queste, questi e passaggi e si concretizzano, vengono anche incoraggiati questo è un passaggio, e e questi, è un passaggio importante perché che per quanto mi riguarda evidentemente la sovranità... Eh, spetta al popolo e saranno gli elettori a giudicare che se eventuali cambi di casacca sono graditi oppure no. Poi, molti sono arrivati all'interno del centrodestra dove persone che avevano fatto parte del grande progetto del popolo della libertà, nel momento in cui la Lega si è trovata in difficoltà, ma ho visto che ha fatto delle, li delle liste molto, molto eh, competitive, sono tornate nei ai partiti di appartenenza. Quindi, Fratelli d'Italia e Forza Italia, Non È un caso che la stragrande. Maggioranza dei consiglieri sono tornati in Forza Italia e non in Fratelli d'Italia. Soffermiamoci adesso un attimo anche sui due candidati alla presidenza, Marsilio e D'Amico. Partiamo da Marsilio. Sigismondi, perché merita di centrare quella che sarebbe una conferma di portata storica al governo della Regione? Perché Marsilio è una presidente che è riuscito a amministrare il governo della regione innanzitutto eh, basando tutto sulla concretezza rispetto al passato quando c'erano tanti annunci che poi non venivano portati eh, avanti, il Presidente Marsiglio con la sua concretezza è riuscito davvero a portare dei risultati eh, importantissimi per la nostra eh, regione, eh, i dati economici che segnano tutti un segno positivo, dim dimostra che l'Abruzzo è tornata a essere un Abruzzo dinamico, non più una regione ancorata al sud ma una regione proiettata verso, eh, verso il, eh, il nord ma soprattutto è riuscito a ridare autorevolezza alla Regione che prima non, non era considerata a livello nazionale, adesso anche grazie alla splendida sinergia e vedo le immagini. Eh, in, eh, che, state, che, state, che state proponendo dimostra che la sinergia tra il governo Marsiglio e il governo Meloni fa bene alla nostra, alla nostra regione e c'è bisogno di dare continuità a questa straordinaria legislatura che ha visto protagonista il presidente eh, Marsiglio perché la politica dell'alternanza quella che c'è stata fino a qualche anno fa ha portato a progetti iniziati e mai finiti noi e gli abruzzesi Dobbiamo investire sulla stabilità, che è un elemento fondamentale, l'elemento che poi ha fatto grande alcune regioni, come mi riferisco evidentemente alla Lombardia, al Veneto, dare la possibilità a uno stesso Presidente di avere un lasso temporale più ampio per riuscire a tutto ciò che è stato programmato a realizzarlo. Proprio perché il presidente Marsiglio è stato dotato di concretezza e di visione. Dobbiamo continuare questa fase virtuosa per l'Abruzzo. Ecco D'Alfonso. Eh, Sigismondi parla di una sinergia efficace ed incisiva tra governo e regione, grazie quindi alla eh, contemporanea presenza di Marsilio al governo, dell'Abruzzo e della Meloni a Roma. E io ho seguito insomma, anche un po' i diversi suoi interventi e non è stato tenero con Marsilio, insomma, lo, lo ha definito venditore di fumo, presidente scadenza, sopravvenuto romano. Adesso leggo dei dati. Ecco, ma qual è il uh, conti fatti, il punto debole, il demerito principale? Leggo di, dei inizio. dati riguardanti la fotografia economica: il numero delle imprese attive meno 1%, rapporto cresa 2023, diminuzione degli occupati meno 0,3%. Diminuzione delle forze di lavoro, meno 0,2%, aumento dei disoccupati, più 0,6%. Così come sul piano dello studio della Fondazione Edison, anche sul PIL abbiamo perso terreno, siamo la penultima regione. Ma trovatemi un'opera. Che abbia visto il protagonismo di Marsilio, realizzatore. Concretezza è un sostantivo che ha a che fare con il rinvenimento fattuale. Non c'è un'opera che possa essere fatta coincidere con il protagonismo di Marsilio. Io mi aspettavo l'autostrada di Liri, ho anche applaudito affinché questo accadesse. Non è accaduto nulla. Parliamo dell'aeroporto. Abbiamo perso la copertura di vettori fondamentali. Il sottoscritto ha fatto cambiare la norma sugli obblighi fiscali dei titoli di viaggio dei voli low cost, andando ad impiegare popo, cioè, proprio ultime ore questa indiscrezione, risorse, sul ripristino del volo per Milano, risorse per l'inaugurazione della Le pista. risorse per comprimere per il costo dei titoli di viaggio dei voli low cost, le risorse, sono state prese dai fondi riservati di Palazzo Chigi, operazione condotta da me per tutta l'Italia a favore di Mr. Ryan che è venuto a Pescara e si ubriacò da Don Gennaro in maniera tale che capisse lo specifico di questa regione. Vogliamo parlare di un'altra grande partita? La montagna abruzzese. E in attesa di investimenti del pari di quelli che abbiamo garantito noi, per esempio a Roccaraso, che è stato un aeroporto da un milione di turisti l'anno in più. Non c'è un fatto che porti con compiutezza la vedibilità di questi risultati. Certo, c'è la vicenda del Napoli a Castel di Sangro, per il quale io esprimo una forma di giudizio, come si può dire, competitivo. L'avrei voluto ovunque bravissimo Caruso a intercettare questo risultato. Così come permettetemi sulle quattro grandi aree urbane che cos'è che è stato fatto con i fondi significativi che Regione Abruzzo maneggia, veicola, consente, perché la Regione è un potere amministrativo ma anche di protagonismo istituzionale. Concludo con un'annotazione. Perché votare Luciano D'Amico? È stato il presidente di Tua ereditando due carcasse. Sangritana e Arpa, piene di debiti e i debiti meriterebbero un approfondimento serio, i costi delle gomme, i costi della manutenzione, i costi delle assicurazioni. D'amico ha preso le carcasse cariche di debiti, le ha fuse in una società tua con un grande coraggio e la contrarietà di molti del centro-destra. E oggi è la quarta società in Italia questo fa Bisogna dare merito anche alla dirigenza attuale però D'Amico ha raggiunto quei risultati la dirigenza attuale si è seduta nella conduzione certo. ulteriore così come D'Amico è stato quello che ha preso l'università e l'ha resa eccellente e allora a proposito di D'Amico insomma, non è un mistero che lei sia un grande amico di... Eh, e D'Amico già... è stato chiamato è stato lei Marsilio a chiamare... ha spintonato per essere riconfermato e la Lega non ancora è dice stato... il famoso sì D'Amico l'hanno chiamato tutti D'Amico è un certo. punto elevatissimo di convergenza. Io per esempio caratterialmente sono uno a volte anche divisivo, o degli anticorpi perché vengo dalla battaglia politica. D'Amico ha sul piano delle qualità individuali capacità di aiutare anche il però, centro-destra a, medica a medicare. Però i maligni, i più maliziosi, dicono insomma, che sia un po' lei il regista dell'operazione D'Amico a presidente della regione. E poi insomma, lei, 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 è lei la conosciamo, cioè uno che dai, dai, dai comuni più importanti alla regione... Non è uno che sta a guardare, è uno che dà le carte. Io non sto a guardare. E Allora ci si pone anche il problema. Qualcuno pone anche il problema, dice: Ma se vincesse D'Amico, insomma, l'interventismo di D'Alfonso sarebbe un po' ingombrante. Allora, e allora io... che cosa ci dice? Sia sulla regia di questa operazione. Sai sul è il merito influenza... della candidatura di D'Amico mm. di Gianluca Castaldi, di Michele Fina, di Camillo D'Alessandro. Lei non ci ha messo una virgola. Io ci ho messo l'alito favorevole, mm. ci ho messo l'esaltazione della bravura. Ci ho messo l'averlo scelto prima, non ho scelto un qualsiasi liberato da ogni impegno come accadeva in passato negli enti della regione. D'Amico non è uno casualmente collocato a tua, per tua. D'Amico aveva tutte le caratteristiche e si è messo in evidenza, i sindacati gli vogliono tutti bene, tutti i dipendenti gli vogliono bene. Questo ha giocato a suo favore, i 20.000 studenti che ha laureato lui, li vogliono tutti bene. Lui è capace di organizzare cantiere permanente, questo è quello che ci ho messo io. Sigismondi, la convincono le parole di D'Alfonso, ci crede, insomma, è, è, è fuori dall'idea. Diciamo, Sicuramente da questa... non credo ai dati economici che ha E quali punto, sono soprattutto poi anche i principali dati? L'esport in Abruzzo aumenta, scende il tasso di disoccupazione, sale il tasso di occupazione, aumenta il PIL, anche quello eh, pro capite, quindi questi sono i dati Istat che segnalano che è una regione assolutamente eh, di, eh, dinamica e ancorata al, eh, al nord. Eh, poi voglio dire, le dinamiche... Sì, torniamo su Damica. Di, Quali la sono i limiti? La, la dinamica di della candidatura, candidatura di Damica lo conosciamo, c'è cioè un centrosista che sapeva di perdere, nessun partito ci voleva mettere la faccia, né Fina né, né evidentemente Castaldi, neanche D'Alessandro, hanno trovato eh, una persona civica eh, disposta a essere candidato per mettersi tutti, tutti insieme. Insieme, non ci crede nessuno tranne D'Alfonso, io faccio sempre una battuta, non ho capito se Luciano Dia vuol dire Luciano d'amico o Luciano D'Alfonso, secondo me è lei il vero candidato alla presidenza della eh, Regione, ma è evidente che è una candidatura debole e tutti se ne accorgono, anche perché rispetto a quello che si diceva sulla tua, eh, la tua che abbiamo ereditato era una tua dove gli autobus erano assolutamente obsoleti, era una tua nella quale si perdevano eh, le cose. Forse e basta come dire farsi eh, un giro eh, cinque anni fa per le, le zone soprattutto montane dove ci si rendeva assolutamente conto di come c'era veramente un malcontento su come funzionava il trasporto pubblico locale quindi voglio dire tutto questo grande risultato sulla tua io non lo vedo assolutamente da nessuna da nessuna parte è una eh, candidatura evidentemente di un centrosinistra che ha cercato di mettersi eh, insieme Forze politiche che non hanno niente, eh, niente in comune, basti vedere le ultime elezioni, in, le ultime votazioni in Senato, dove da una parte c'era il PD il Movimento 5 Stelle e dall'altra parte Azione e eh, Italia, eh, Italia Viva, ma hanno cercato come dire di. Eh... Questo avrà accaduto anche con il centrodestra rispetto al governo Draghi, c'era Lega e Forza Italia al governo. Ma, il, il, ma era un, un governo tecnico, quando c'è stato un governo politico non abbiamo mai visto divisioni all'interno del centrodestra che governa bene Pescara, che governa bene montesilvano Silvano, L'Aquila, la regione. Sigismondi sì, è innegabile che eh, Fratelli d'Italia viaggia con il vento in poppa anche in Abruzzo, però voi qualche tempo addietro in Abruzzo avete anche vissuto dei momenti delicati perché sappiamo che c'è stata anche un'inchiesta eh, sulle tangenti negli appalti eh, sanitari che ruotava... Attorno al ruolo svolto dal direttore del Dipartimento di Psichiatria dell'ospedale di Pescara, Sabatino Trotta, che è stato il primo dei non eletti di Fratelli d'Italia, le regionali del 2019, che poi, come sappiamo, purtroppo si è tragicamente suicidato poche ore dopo essere stato arrestato. Su questa versante ci sono stati anche due patteggiamenti, la procura. Inizialmente aveva ipotizzato anche un coinvolgimento più ampio del vostro partito in questa vicenda. Si era parlato di misteriosi viaggi a Roma, di trotta ad un, presso un ministero. Poi, è però, una le, ipotesi, di è le ipotesi della Procura non hanno, in ogni caso, prodotto sviluppi in questo senso. Però, io quello che voglio chiederle. Eh, se questa inchiesta ha avuto dei riflessi nel vostro partito, se voi avete fatto poi anche qualcosa per cercare di capire cosa fosse accaduto, se ci fosse stato qualcosa di più esteso che non andava oppure se per voi quella resta una vicenda personale, una tragica vicenda personale legata alla figura del compianto professor Trott. Beh è sicuramente una vicenda personale perché lei ha fatto riferimento a questa vicenda giudiziaria che non vede coinvolti nessun rappresentante Nessuno... di Fratelli d'Italia. Questo lo, lo voglio abbiamo, dire lo in maniera non molto prodotto, chiara, sì. molto inequivocabile perché su questo voglio dire sto, sto sentendo da, da troppo tempo delle colossali bugie. Quindi Fratelli d'Italia non c'entra niente rispetto a quella vicenda, siamo sempre stati tranquilli, sereni, abbiamo piena fiducia nei confronti della, ehm, della magistratura. Lei rispetto anche a questi viaggi romani ha eh, introdotto un altro passaggio che solitamente non viene detto, si parla di macchine che andavano a Roma per recarsi nei ministeri e lo ha ricordato anche lei. È emerso e dalla testimonianza no, di un imputato. Certo, certo in un periodo in cui nei ministeri non c'era Fratelli d'Italia che stava all'opposizione, ma che c'erano altre forze eh, politiche del, del centro-sinistra. Quindi evidentemente se questa domanda deve essere rivolta a qualcuno, se, se c'erano veramente no, questi, per di questi viaggi se c'erano queste ipotesi diciamo, investigative, chi, se voi anche avete cercato poi di interrogarvi, di capire se ci fosse qualcosa che giustificasse queste domande sui viaggi romani andrebbero fatti a chi occupava in quel periodo i ministeri non certamente Fratelli Italia che ha fatto della eh, onestà una bandiera eh, che eh, continua a eh, lavorare sul territorio con la grande eh, serietà evidentemente delle indagini ci sono sempre, eh, tutte le forze politiche sono state eh, coinvolte, ci sono anche esponenti del Partito Democratico che lei forse ricorderà nel prossimo intervento che sono stati oggetto assolutamente, no, assolutamente. Anzi, eh, chiedo a tal proposito, ricordiamolo perché sembra... Quindi, però no, una no, cosa no. che ci tengo a dirlo è che Fratelli d'Italia non ha visto, visto nessuna persona indagata per questa situazione. Perfetto. È assolutamente solare. <ride> ecco D'Alfonso, sappiamo che il tema della giustizia anche per lei è un tema caldo, più volte si è anche insomma, ha attaccato anche dei magistrati della procura di Pescara. E, e però, fermo restando che tutti gli indagati sono innocenti fino a sentenza passata in giudicato. Ricordava Sigismondi che ci sono inchieste che coinvolgono anche esponenti del Partito Democratico, mh, altre inchieste della Sanità, altri tronconi, altra, eh, altri esponenti della Procura che stanno indagando parliamo mh, di inchieste che riguardano sempre tangenti nel, in ambito sanitario, sono indagati Febbo e Sospiri per Forza Italia, Bocchino per la Lega e Paolucci per il Partito Democratico. Tutte eh, eh, queste figure saranno ricandidate e sono al centro comunque di accuse piuttosto gravi, si parla di favori ad un imprenditore della sanità in cambio di soldi, finanziamenti elettorali, regali e altri favori. Ora però, al di, lì, al di là del diritto sacrosanto di essere considerati innocenti fino a, fino a condanna definitiva, di fronte ad accuse così gravi che investono anche il ruolo di pubblici amministratori, non si pone anche un tema di opportunità rispetto a queste candidature? Ma io ho un patrimonio conoscitivo che mi rende davvero speciale nel produrre la risposta. Conosco bene come nella azione penale, soprattutto nella fase procedimentale, c'è una straordinaria facilità nel comporre e scomporre verità e verosimiglianza. Eh, su questo procedimento penale io sono pronto a scommettere dell'assoluta inconsistenza e mi sarebbe piaciuto in questa fase essere un avvocato di questi indagati, perché potrei molto aiutare l'emersione della verità. Poi Pescara è uno scenario a sé stante. Molto diverso come scenario da Teramo, dall'Aquila, molto diverso dall'Aquila. Io voglio dire, per esempio, è grave che uno venga riguardato da un'indagine, ma quanto è grave quanto il presidente del Consiglio regionale arriva quasi a minacciare un professore universitario perché nella sua doppia natura di persona fisica e di persona giuridica, come persona giuridica assume un contributo alla Regione per animare un nuovo corso di laurea, come persona fisica gestisce il programma culturale del Presidente candidato avversario. Arrivare a immaginare che un contributo lo si dà alla condizione che nessuno organizzi la politica alternativa è un'idea del potere alcolicamente sbagliata, così come è stata un'idea del potere sbagliata quella che ha portato un illustre professionista della sanità pubblica come lo psichiatra citato, una figura fondamentale nel diritto alla salute mentale di Pescara della regione Abruzzo, circondato a mio avviso da insegnamenti educativi sbagliati che in un momento nel quale un partito si gonfia fino a quelle condizioni, è chiaro che arriva a generare anche quegli insegnamenti sbagliati. Non è Sigismondi il punto di caduta della condotta, ma è quel clima che si generò in quei mesi a Pescara. Tutti volevano fare gli eletti di Fratelli d'Italia perché sembrava quasi l'Eldorado dei desideri personali. I cambi di casacca sono la descrizione di questo impazzimento perché, se la politica riprende ad essere una funzione per raggiungere obiettivi collettivi, non si genera quest'alcolismo. Allora, è un discorso ampio diciamo, che, che la richiede un una riflessione a 360 perché quadri, una forza politica, politica come la Lega non può passare dal 30 all'8% dall'8 al 30% c'è qualcosa che non funziona perché poi si crea la composizione del disordine dentro un partito però, però non può passare quello che sta cercando di invece dire ai nostri, eh, ai nostri telespettatori il parallelismo tra una vicenda eh, personale e quella politica non, 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 non regge perché in quella vicenda, Fratelli d'Italia, non c'entrava nulla. Questo sì, va sì, detto, no, questo. va ricordato e quindi non c'entra niente che un partito si gonfia, anzi, era stato candidato quando il partito era assolutamente eh, sgonfio. Con quindi non diciamo dismondi, non non dic però c'entra dici un no, dato. No, no, non che Era disposto a fare tutto pur di prendere voti, anche a rinnegare la sua storia straordinaria di correttezza. Questo è il punto che va reso oggetto di discussione. Tornando al tema delle indagini per contributi. Ma no, dobbiamo andare avanti, purtroppo Concludo, siamo. Io siamo mi auguro che in Italia si faccia una legge che tolga l'odio rispetto alla politica. Io... Perché anche in queste settimane i candidati prendono e ricevono contributi per la politica e non ci deve essere ipocrisia. Né quando si fanno i convegni per la giustizia, né quando eh, si fanno i convegni bisogna per... Bisogna mettere mano alle norme insomma, e, e diciamo, regolarizzare il tutto. E, però a proposito di liste e candidati d'Alfonso, c'è anche poi un tema più politico perché alle primarie il popolo del PD vi ha inviato un forte segnale di eh, rinnovamento, una forte richiesta di rinnovamento, ha scelto la Schlein, smentendo tra l'altro quello che era l'orientamento del partito sia a livello nazionale che a livello regionale. Lei stesso aveva sostenuto Bonaccini. Ora però eh, nelle liste del PD, diciamo che dando un'occhiata anche ai nomi tutto questo vento di rinnovamento non si vede, ci sono tanti consiglieri uscenti, tanti uomini di partito, tante facce già note che hanno già amministrato a vari livelli. Insomma, la Schlein aveva annunciato apertura ai movimenti, alle associazioni, alla società civile. Non temete di deluderli è i vostri un problema elettori. Sul piano degli appuntamenti elettorali, quando bisogna prendere le preferenze o hai una struttura capace di drenare attenzione... In ragione di incarichi politici precedenti oppure devi avere una professione che ti mette al centro. Guardiamo un candidato di centrodestra e uno di centro-sinistra. Per esempio, se si candida il famoso cardiologo che mi dice molto influente nel sistema sanitario privato pubblico di Chieti, Pare che sia un sostenitore della Lega questo cardiologo. Questo cardiologo, in ragione della sua stima professionale, è capace di prendere voti. Anche il caso, lo psichiatra citato prima, tra l'altro anche mio amico personale, è anche persona disponibile ad aiutare tutti. Quello è chiaro che ha un bacino di consenso assumibile dalla sua professione. L'alternativa è che tu faccia l'amministratore. Tant'è che nella storia del Novecento. Facevi il consigliere comunale, poi diventavi consigliere regionale. Non è facile prendere 4.000 voti di preferenza. Questo porta i partiti storicizzati a impegnare anche le filiere degli amministratori. Poi c'è il tema anche del costo della campagna elettorale, costo anche di tempo. Per prenderti due mesi di tempo dalla tua professione devi avere una determinazione, una motivazione che ti mette anche a riparo dall'eventuale delusione che può venire quando tu ti accorgi che altri sono più forti però Io così si torna partito... alla logica di casta eh ma ci vorrebbe un sistema che per esempio faciliti il partito nell'aiutare i candidati nella prima repubblica i partiti avevano anche la forza di aiutare il partito comunista ti candidava a Rodotà che non salutava gli studenti la mattina, ma lo faceva eleggere con la forza di partito. Oggi tu, questa possibilità, se candidi Cassese, non lo so quanti voti prende come consigliere comunale di Roma. Certo. È un tema sicuramente anche questo. Sigismondi, eh, voi certamente non avete di questi problemi, Insomma, la luna di miele tra il vostro letterato e la Meloni, il partito va avanti. E eh, dalle voci che circolano sembra che insomma, siano stati talmente tanti gli aspirati candidati in cerca di un posto nelle vostre liste che il vostro problema in realtà è stato proprio quello di, di, di dover dire dei no dolorosi sostanzialmente. Allora le chiedo a chi sono stati rivolti i no più difficili e più in generale, quali sono state poi le logiche che hanno portato alla formazione delle vostre liste, alla scelta dei vostri candidati? Beh, faceva riferimento alla luna di miele che c'è tra gli abruzzesi, tra gli italiani e il presidente del, del Consiglio. All'inizio della trasmissione parlavamo della manifestazione per la firma dell'accordo di programma. Sa cosa mi ha impressionato eh, quel giorno? La grande eh, ovazione che una platea non di partito ha rivolto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni perché stiamo portando avanti una politica incisiva a livello nazionale, cercando di mantenere quelli che sono gli impegni presi in campagna eh, elettorale e in campagna elettorale fatto, non face, fatte non facendo delle promesse ma facendo soltanto ciò che possiamo realizzare. Questa è la forza di Fratelli d'Italia. Eh, è, è evidente che è cresciuta in questi dieci anni una grande classe dirigente, io voglio ringraziare non soltanto i candidati ma anche tutte quelle persone che avevano dato la eh, disponibilità alla eh, candidatura. Eh, è, è evidente che non è stato possibile eh, inserirli tutti. Noi abbiamo anche presentato una proposta di riforma della legge eh, regionale, elettorale regionale per allungare le liste, per dare la possibilità a più persone di votare. Qual è poter... stato il no più difficile che avete detto? Dovuto... No, questo non. Uh, ce ci ne sono stati eh, tanti. <ride> Tanti, ma sono tante persone che stanno facendo poi campagna elettorale come se fossero loro stesse candidate. Questo è lo spirito di partito che a, noi, che a noi piace evidentemente. Ci saranno per loro altre occasioni per fare campagna elettorale, ma siamo riusciti a mettere insieme una squadra di persone esperte, amministratori, perché è vero che non ci sono del, moltissime persone estranee alla politica, ma la politica regionale non si improvvisa sia per quello che diceva prima l'Onorevole Dalfonso che bisogna avere un radicamento sul territorio, ma anche le tematiche spingono molte volte gli amministratori locali che hanno esperienza sul territorio a eh, spenderla e metterla a disposizione della regione eh, Abruzzo. Quindi liste e su questo abbiamo quantomeno trovato un punto di convergenza tra Dalfonso e Sigismondi che eh, ringrazio per essere stati, stati con noi. avrei voluto chiedere loro. Ancora tantissime cose, eh, purtroppo il tempo è tiranno, allora grazie Mancata di nuovo. Non domanda sulla ZES, però la prossima volta. Ne, la ne, facciamo. Abbiamo, ne avremmo. Ne, man, ne sono mancate tante, però abbiamo cercato di toccare un po' i punti più vivi. Grazie ad Alfonso e a Sigismondi, grazie anche a Maurizio da Guinregia, ad Antonio Liberardino per la parte grafica e a Mauro Di Pietro per il coordinamento editoriale. Grazie a tutti voi che ci seguite da casa sempre numerosi. Noi ci vediamo ogni mercoledì e venerdì con spoiler speciale elezioni, continuate a seguirci e buon proseguimento di serata.